novembre, eccoci qua, buongiorno amici, bentornati su Radio Kiss Kiss, riparte Check In, andiamo! E allora bentornati nella terra di mezzo, eccoci qua, tra storie di viaggi e di viaggiatori. Buongiorno, buona domenica, Dani su Kiss Kiss e Paolino Invernizzi in regia, siamo pronti per un nuovo viaggio davvero in giro per il mondo. E poi infine andremo anche alla scoperta degli Italia Travels Awards, la prima edizione di questo premio, il premio del turismo italiano. Su Radio Kiss Kiss, allora bentornati a Check-in. Proprio in questi giorni sono partite le votazioni dell'Italia Travel Awards, il primo premio del turismo italiano, che ha l'obiettivo di celebrare le eccellenze proprio delle aziende che operano nel settore turistico italiano. In gara, per esempio, per gli Oscar ci sono i tour operators, poi i vettori, gli hotel, le compagnie di navigazione, ci sono anche i traghetti, gli uffici del turismo, gli autonoleggi, eccetera eccetera. Questa mattina con noi ci sono Roberta D'Amato e Daniele Gianvito, che sono le ideatrici di questo premio. Buongiorno ragazze e benvenute. Buongiorno Danny, benvenuto a te e a tutte le vostre utenti. Buongiorno Danny. Buongiorno e buona domenica. Come vi è venuta questa idea? Anche perché voi siete le prime a farlo, no? Sì, esatto, siamo le prime in Italia. Questo progetto nasce con l'obiettivo di dare un pochino di vitalità al settore del turismo, che negli ultimi anni si era un pochino, come possiamo dire, assopito, esatto. E abbiamo guardato i mercati esteri, dove questo genere di competizione viene già portato avanti da diversi anni, e abbiamo pensato di farne una versione italiana. Bello ragazzi, complimenti. Tra l'altro stavo leggendo sulle varie categorie: miglior compagnia aerea, miglior compagnia di crociera, agenzia di viaggio. Tra l'altro leggevo anche che per chi vota ci sono anche dei premi, giusto? Sì, certo, il tutto è legato a un concorso Vota e Vinci, e ci saranno dei premi dedicati ai viaggiatori e agli agenti di viaggio che voteranno tutte le categorie che hanno a disposizione. Ok, e poi ci sarà questa serata, cos'è, una serata finale, no, con gli Oscar, il 26 maggio a Roma. Sì, esatto, a Roma, in una location che ancora non abbiamo rivelato perché vogliamo tenere nascosta. Organizziamo una splendida serata, ci sarà una cena di gala, ci sarà una premiazione e non so se lo possiamo dire, una vera e propria notte degli Oscar del turismo. Che bello ragazzi! Un red carpet dove far sfilare professionisti e protagonisti dell'industria turistica italiana. Che bel progetto ragazzi! Allora diamo qualche indicazione, qualche link magari per poter partecipare, anche curiosare, anche volendo votare, no? C'è un sito dedicato, giusto? Certo, assolutamente, tutte le votazioni possono essere eseguite, anzi saranno, soltanto esclusivamente online, collegandosi al sito www.italiatravelawards.it. Bello, Italia Travel Awards. Complimenti a Roberta D'Amato e Daniel Igianvito. Ciao ragazzi e buona domenica. Grazie mille, ciao Danny e kiss kiss a tutti. Ciao.